Di tutti gli esseri viventi, l'uomo è l'unico che venga al mondo piangendo. Perché? Perché il pianto, dicono gli ostetrici, aiuta il neonato a respirare, dà l'avvio ai polmoni. Ebbene, noi siamo di parere diverso, crediamo cioè che l'uomo manifesti piangendo il proprio disappunto per essere venuto a cadere su questo mondo cane. E infatti, se nasce maschio e per di più bello, può capitargli di fare l'orribile fine di Rossano Brazzi, incautamente entrato in un grande magazzino americano per comprarsi una camicia. Ma anche se nasce femmina, può capitarle di restare chiusa in una gabbia fino a quando non ha messo insieme quei 120 kg che nel suo paese sono appena sufficienti per trovare marito. Ma se poi vuol passare a seconde nozze con un uomo delle nostre parti, deve prima ritrovare la linea a prezzo di quelle atroci torture che fecero esclamare alla famosa etnologa lituana Elsa Maria Elisabetta Kunkala: «Oh, pugnale benedetto, rugginisci nel mio cuore e fammi morire. Dio che ha unito le nostre mani, prima che fosse unito un altro, con questa stessa mano colpirò il mio cuore». Anche per le belle trovare un marito non è un'impresa facile. In certe regioni del Queensland, infatti, dove la concorrenza femminile è fortissima, gli uomini, resi esigenti dall'abbondanza, pretendono accurati collaudi prima di procedere a una scelta, sia pure provvisoria. Mondo cane anche per gli animali, tralasciando molti altri casi. Ecco, tanto per fare un esempio, cosa costa alle oche di Strasburgo l'ingordigia umana per il foie gras. Senza parlare dei pescecani, ai quali al largo delle isole Sandwich viene somministrato un sandwich assai poco appetitoso. Oppure di certe mucche giapponesi, costrette a bere la birra e per di più la birra tedesca. E infine dei maiali della Nuova Guinea, festeggiatissimi anche loro nel giorno di un'allegra festicciola campestre. Mondo cane dunque, anche se qualche volta gli animali si prendono la rivincita. In Portogallo, per esempio, i tori offrono uno spettacolo così insolito e sconcertante da fare esclamare alla famosa zoofila neozelandese Zenobia Rolls-Royce: «Oh, pugnale benedetto, rugginisci nel mio cuore e fammi morire. Dio che ha unito le nostre mani, prima che fosse unito un altro, con questa stessa mano colpirò il mio cuore». Mondo cane, anche il mondo dell'arte. Quello che accade, per esempio, in questo studio parigino, non possiamo spiegarvelo. Su, via, lo so che puoi. No, signorina, mi creda, proprio non posso. E la prego di non interrompermi, vede? Non posso neppure spiegarle perché nelle isole Salomone le ragazze inseguono gli uomini. E nemmeno perché gli uomini scappano quando le ragazze li inseguono. Come non posso spiegarle perché dalle nostre parti gli uomini seguono le ragazze e quali sono gli argomenti con i quali le ragazze convincono gli uomini a seguirli. E non mi chieda poi di spiegarle perché certi pesci strizzano l'occhio alle ragazze, perché proprio non posso. Su, via, lo so che puoi. Signorina, non insista, le ho detto che non posso. Dunque, dicevamo, come abbiamo potuto constatare attraverso certe nostre personali esperienze nei più eleganti locali notturni e ristoranti alla moda europei, anche quello della bella vita è un mondo cane. A questo punto vi confessiamo che certo amore per la polemica garbata, condotta in una lingua armoniosa, certe espressioni dovute a un'intelligenza squisitamente sveglia, stavano per trarci in inganno alle porte di un grande centro industriale dove ci eravamo recati per constatare il miracolo della ricostruzione. E invece abbiamo dovuto concludere che anche il mondo della ricostruzione è un mondo cane. Ma le ragioni anche questa volta non gliele posso proprio spiegare, signorina. Su, via, lo so che puoi. Le ho detto che non posso, non posso. Dunque, dicevamo, Mondo Cane è un film che, pur prendendo di petto i più ardui problemi di costume, è generoso di sequenze gentili, dedicate alla grazia femminile. E soprattutto non manca di squisiti slanci lirici che intendono significare un legittimo ottimismo e l'assoluta certezza in un felice domani. Quel felice domani che fece esclamare alla famosa antropologa svizzera Margareta Nestlé: «Oh, pugnale benedetto, rugginisci nel mio cuore e fammi morire. Dio che ha unito le nostre mani, prima che fosse unito un altro, con questa stessa mano colpirò il mio cuore». Presentato dalla Cineritz, Mondo Cane. Due anni di fatiche, di sacrifici, di pericoli, in un mondo finora ignorato dalla macchina da presa. Mondo Cane. Due ore di spettacolo audace, tragico, patetico, comico, ipocrita, sincero, ma soprattutto mai visto, vi convinceranno che il nostro è davvero un mondo cane. Un mondo cane nel quale però vi troverete tutti benissimo.